Liberi Punti TV, Riccardo Cristiano, siamo in compagnia di Mario Rubettino, segretario dell'associazione di Boccia Filo alla Garibaldina. Stanno sistemando appunto il campo, le piste, esatto, preparando i campi per questo memorial, sì, per la gara, sì, in onore di Carmelo Totino. Questo memorial, queste gare che si svolgeranno appunto questa mattina fino a questa sera, prevedono appunto varie squadre, come funziona, diciamo, la preparazione del campo, il gioco delle bocce. Ci volete spiegare un attimo? Sì, la gara è a terne, cioè tre giocatori per squadra. Sì, Il no. gioco delle bocce consiste nel avvicinare il più possibile le bocce al Al pallino. pallino quello nero. Al boccino Ok, al boccino nero. no, è rosso di Ah, è solito. rosso, ok. E la tempistica qual è? Quanto tempo dovrebbe durare una partita? La partita oggi è a tempo, Sì. cioè ogni partita finisce dopo 90 minuti. 90 minuti, A 90 ok. minuti, chi ha più punti vince. Le squadre da quante persone sono formate? Da tre persone. Queste linee che stanno facendo loro servono a delimitare cosa? Sono le separazioni dei campi. C'è la parte centrale e quella di transito, diciamo, Sì. che è 11 metri e 50. Quindi, dicevamo, quando è che è nato, in quale anno è nato questa associazione di Soveria Mannelli? 1979. Perfetto. Quante eravate più o meno? E inizialmente erano 30-40 soci, 30-40 soci, che tantissimi. negli anni successivi siamo arrivati anche a 80, 80. 80 soci. E tutti quanti hanno contribuito a crearli. Questi campi, perché non c'era niente, era un terreno Diciamo un campo non incoltivato. incoltivato, sì, esatto. E poi invece voi avete creato le piste, avete Creato creato, le diciamo, la struttura, piste, lì poi abbiamo visto anche quella al l'altro, coperto. fatta la sede, poi alla fine il bocciodromo. E abbiamo restituito. Adesso purtroppo c'è mancanza dei ricambi. Ah, beh. E quindi siamo tutti quanti, dice, vecchionti. Vabbè, bisogna cercare allora di sensibilizzare anche i giovani a partecipare alle bocce, perché comunque è un gioco che comunque rilassa. È difficile perché il gioco delle bocce viene considerato proprio come una volta il gioco dei vecchietti. Vabbè, però magari è un gioco può essere rilassante, si può pensare di rilanciarlo. Il gioco vero delle bocce è molto competitivo. Quindi anche i giovani si troverebbero bene, perché si suddivide normalmente in due categorie: i puntatori Sì? che cercano di avvicinare la boccia al pallino, Sì. al bacino, e i bocciatori Bocciatore. che sono tenuti a spostare la boccia, a colpire la boccia quando l'avversario è al punto. Ho capito, ho E capito. qua ci vuole bravura e Ed forza. è anche l'esperienza. Anche esperienza, certo. Comunque, noi speriamo veramente questo memorial, questo torneo che ci sarà oggi, porti soprattutto il ricordo di Carmelo, cosa fondamentale. Le persone a partecipare sempre più numerosi all'associazionismo, che è importante, e soprattutto che voi vi divertiate. Esatto, sì, perché questo si va per hobby, Certo. non ci costringe nessuno. Benissimo. Allora, buona giornata e buon proseguimento. Grazie, grazie.